Un saluto a tutti i telespettatori di Noi TV, a tutti i telespettatori della Toscana. E le telecamere di Rotocalco Versilia questa sera sono a Viareggio. Siamo nel suggestivo approdo La Madonnina, proprio al porto di Viareggio, per la seconda edizione di Season by Siso, un talk dedicato alla progettualità, sostenibilità, inclusione, aggregazione e alle nuove tecnologie portuali e non solo, che getta uno sguardo sul futuro. Si stanno preparando sul palco anche coloro che ci intratterranno, si stanno preparando sul palco i protagonisti di questo talk e noi vi invitiamo a seguire la trasmissione insieme a noi. Direi che ci siamo, vi diamo il saluto, bentrovati a voi dal Porto di Viareggio, dalla Viareggio Porto 2020 Season by Season, vi dà il benvenuto in questa splendida serata di primavera che guarda già verso l'estate. Bentrovati a voi, un saluto a te, a Francesca Navari con me questa sera, buonasera, bentrovata. Buonasera a tutti. Tantissimi argomenti stasera, una bellissima occasione, una serata speciale perché vogliamo, questo è lo spirito, raccontare a voi che già vivete il porto di Viareggio, raccontarvelo per scoprire insieme il futuro della struttura principale di Viareggio, di questa città. Season by Season, evento promosso dai Care Società in House del Comune di Viareggio, con il supporto tecnico di Navico, chiama sul palco tutti gli attori presenti sulla scena portuale di Viareggio. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro a illustrare i futuri investimenti sul porto, il presidente di iCare Moreno Pagnini, il direttore di Navigo Pietro Angelini, il velista Marco Rossato ed il professor Mauro Ferrari, presidente della Fondazione TechCare Università di Pisa. Si parla, questa sera si è parlato di investimenti per il porto. Sì, investimenti per il porto perché noi vogliamo che questo diventi il porto più bello d'Italia. È già tra i primi, ma noi vogliamo fare meglio, quindi il rapporto qualitativo assolutamente superiore. Dopo il primo step di investimenti che ha visto la riqualificazione delle banchine, ora passeremo al secondo che interessa questa struttura con i sottoservizi, ma anche e soprattutto il pontile 9, il pontile Frangiflutti, che verrà completamente ricostruito e diventerà una diga foranea per mettere in sicurezza le barche. E poi passeremo al terzo step, ancora più importante, cioè la riqualificazione del triangolino, famosissimo triangolino. 3 anni ci siamo dati questa scadenza, noi vorremmo portare a compimento tutta questa grande opera per Viareggio. Viareggio lo merita, i diportisti anche, e la valenza che ha il porto di Viareggio nel mondo credo che sia un marchio di fabbrica importantissimo che va assolutamente valorizzato. iCare è la multiservizi del comune di Viareggio, commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro, e rappresenta un patrimonio importante per la città, in grado di generare valore economico e sociale, soprattutto in termini di presidio del territorio, di crescita delle politiche e dei servizi di welfare. Si chiude il bilancio di iCare del 2022 e tutte le risorse vengono reinvestite in servizi per la città. Sì, noi sempre facciamo questo, è il nostro circolo virtuoso, tutto ciò che guadagniamo nei vari servizi poi viene reinvestito negli altri servizi che magari non tutti sono inutili, qualcuno è fisiologicamente e sistematicamente in perdita, però noi comunque riusciamo a portare dei bilanci positivi al netto di tutto questo. Poi facciamo un bilancio sociale dove rappresentiamo tutto ciò che facciamo per la città, che è tanto. Ecco, quali sono i servizi affidati dal comune ai care, servizi per la città? Allora, noi gestiamo tutte le mense della città, gestiamo i nidi, gestiamo l'RSA Tabarracci, servizi sociali, abbiamo la gestione dei 2 cimiteri, quello di Viareggio, di Torre del Lago, abbiamo 7 farmacie, abbiamo la gestione della Madonnina, dove siamo qui oggi, poi avevamo anche il servizio di scossone dei tributi, l'abbiamo tenuto per 3 anni, poi l'abbiamo riqualificato anche quello e riconsegnato al comune per effetto della malia. Sono tante cose che facciamo per la città, nidi, mense, dicevo, e quello che facciamo non è tanto quello che si esprime nei numeri. Beh, da 3 anni che facciamo il nostro bilancio sociale, quest'anno faremo il nostro bilancio di sostenibilità. Siamo molto attenti ai criteri ESG, come si chiamano oggi, environment, cioè ambiente, sociale e governance, governo della società, e quindi tantissime cose
noi le reinvestiamo non solo in tutti i servizi, ma proprio direttamente sulla città, al servizio dei cittadini, attraverso operazioni di benefit che facciamo, operazioni di sostegno alle associazioni di volontariato. Il nostro bilancio sociale sono 100 pagine, quindi direi che le attività che facciamo sono veramente tante. Abbiamo 24 obiettivi, che sono gli obiettivi previsti dal livello mondiale. Noi in 24 obiettivi, si chiamano goal, noi siamo al 92-93% in quasi tutti, quindi siamo a un buonissimo livello. Siamo stati invitati lunedì scorso al Corriere della Sera, perché ci hanno selezionato insieme a 170 aziende nazionali tra quelle meritevoli di avere una sorta di certificazione per i criteri ESG e sulla sostenibilità ambientale e energetica. Per noi è una grande soddisfazione, grande merito, devo dare merito a tutta la società per questo, e però insomma è il secondo anno che fanno questo premio. Interessante il dibattito sulle nuove tecnologie applicate non solo alla medicina e alla chirurgia, ma anche alla vita di tutti i giorni. Un approccio divulgativo, quello del professor Mauro Ferrari, presidente della Fondazione TechCare Università di Pisa. Tutti si interrogano se l'avvento della robotica e quindi la presenza dei robot, soprattutto nel mondo del lavoro, sottrarranno opportunità di lavoro all'essere umano oppure no. Devo dire che a questa domanda abbiamo tantissime risposte. Se si va a guardare in termini percentuali, quindi in maniera molto superficiale, più del 70% delle persone ritiene di sì, ritiene che i robot sottrarranno opportunità di lavoro. Hanno dimostrato, numeri alla mano, che non è così, che il robot può sicuramente sostituire l'essere umano per quanto riguarda i lavori più semplici, con un carico manuale maggiore, più ripetitivi, anche a maggior rischio di infortuni, ma non lo può fare per lavori che invece sono più concettuali, diciamo così, più creativi. Quindi sicuramente in un ambito più manifatturiero succederà che i robot sostituiranno l'essere umano, ma questo non toglierà opportunità di lavoro all'essere umano stesso. Il futuro del porto di Viareggio passa anche da una condivisione di intenti e strategie con gli altri porti turistici toscani. Per questo all'evento sono presenti i rappresentanti del Consorzio Marine della Toscana, che tra le altre cose mira a rendere l'accoglienza e la promozione del territorio sempre più in linea con le richieste di armatori, diportisti e turisti, con strutture di accesso e di accoglienza sostenibili, innovative e fruibili in tutte le sue forme e servizi. Vorrei che spiegasse ai nostri telespettatori ciò che è stato discusso sul palco, in particolar modo in merito all'integrazione, a questo concetto dei porti integrati. Naturalmente, se oggi pensiamo a una macchina, facciamo una riflessione e la pensiamo sicuramente una macchina elettrica. Poi magari ad oggi, se comprarla o meno, una riflessione ce la facciamo, ma fra 5 anni sicuramente sarà elettrica. E una macchina elettrica, faccio il parallelismo per capirci, è indubbiamente non più un oggetto solo, ma è un oggetto che lo compriamo se ha la sua rete di colonnine, se ha la sua applicazione che ci dice dove andare, che ci dice quando caricare, come comportarci. Cioè si modifica il concetto del viaggio e dell'oggetto. Questo accade e accadrà anche nella nautica, cioè il senso dell'oggetto con quello che è la sua colonnina, cioè il porto, diventa un sistema. Quindi andiamo verso un sistema integrato dove uno non compra più solo l'oggetto barca, ma compra la barca e i luoghi nel quale questa si andrà a caricare. Che domani sia l'elettrico, domani l'altro sia l'idrogeno, c'è un meccanismo per cui i mezzi di trasporto dovranno avere una connessione diversa con l'energia. Ecco il concetto di integrazione del porto, di porto 4.0, il senso è che si va verso un oggetto col suo device, che in questo caso è la barca, che entra e esce in porti diversi in maniera integrata. Ecco, ma anche di una comunicazione per chi passa davanti al nostro porto. Parlava anche del numero delle barche che durante il giorno, durante l'anno passano appunto davanti al nostro porto e possono essere attirate, anche spiegando che cosa troveranno qua da noi. Certamente, diciamo che siamo noi fortunatamente, o comunque non solo fortunatamente direi, ma storicamente,
in una parte di mare dove la maggior parte delle barche, in particolare quelle grandi, ma non solo, nella storia e oggi in particolare passano. Delle 6.000 barche sopra i 30 metri al mondo, oltre il 60% passa quel davanti, fra il canale, fra la Toscana e la Sardegna. Quindi il passaggio di queste navi, che sono ovviamente quelle che costruiamo qui a Viareggio, tutte collegate col satellite, quindi c'è un tema di collegamento dell'oggetto barca con la tecnologia, come oggi ce l'abbiamo esattamente tutti noi, la barca non è più isolata ma è connessa continuamente. Questo fa sì che il messaggio che dobbiamo mandare a un passante, a un soggetto che passa, un po' come se fossimo, ancora torno all'esempio della macchina sull'autostrada, dobbiamo essere bravi a mandare il cartello di oggi, che è un messaggio digitale, che non deve essere necessariamente un pop-up, come si dice, cioè un messaggio invadente, ma deve essere un messaggio incuriosente. Cioè dobbiamo fare in modo che le persone si incuriosiscano, capiscano che qua c'è un'emozione da vivere, c'è un territorio accogliente, c'è un territorio che capisce il tipo di oggetto che ha davanti. Ecco quello che è il passaggio e anche quello che è il messaggio. Ad arricchire la serata l'esibizione di alcuni artisti, meduse illuminate nel buio del tramonto a sfilare lungo il pontile della Madonnina, seguiti dall'esibizione di un quartetto jazz in un'atmosfera suggestiva tra i pezzi scritti dall'arrangiatore Ugo Bongianni e gli altri brani amatissimi della musica leggera italiana. Se domani io sottolineo se all'improvviso io perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. 11 marine con partenza da Viareggio. 11 marine straordinari, partendo dal top level, come dico sempre, perché Viareggio è dove mi sento veramente a casa mia ed è molto molto confortevole, perché è stato il primo porto dove sono riuscito a viverlo in totale autonomia, arrivando, racconto sempre, no, anche di notte, quindi salendo sulla mia barca totalmente da sole. Quando realizzai questa cosa per la prima volta, capii immediatamente che qui avevano fatto veramente un lavoro top. Ovviamente la mia barca era già molto accogliente, avevo una passerella già molto ampia per poter salire, ma questo di arrivare a Viareggio e poterlo fare di notte con un parcheggio molto vicino alla prod e quant'altro mi ha permesso di vivere il mare come chiunque altro. È comfort la tua parola d'ordine, quella che preferisci usare, perché? Allora, sono stanco di sentire il termine accessibilità, perché si va miratamente sempre sul mondo della disabilità, ma non è l'unico utente che deve vivere il mare e il pontile, insomma in marina, con tutte le comodità del mondo. Siamo tutti quanti, no, alla fine. Quindi se parlassimo di comfort, non pensi al disabile ma pensi a tutti quanti, che è la cosa migliore del mondo. I miei vicini di barca che non hanno più 20 anni, le neomamme con i passeggini, ma anche i super atleti che quando sbarcano dalle barche con attrezzature pesanti, anche loro se trovano una rampa molto con una pendenza molto accentuata, è chiaro che hanno delle difficoltà anche loro. Quindi io dico sempre, se riuscite a trovare il modo migliore per rendermi il porto confortevole a una persona come me che deambula sulla carrozzina, a cascata andiamo su tutti quanti. Ma parliamo di comfort, non di accessibilità. Cioè, il comfort deve essere per tutti quanti, indiscriminatamente per tutti.